può essere una replica perché è una condivisione di problemi reali, è una condivisione di problemi che però si possono risolvere. Per questo dico, non andate via, stiamo a Milano e miglioriamo Milano, perché è possibile. Io sentendo tutti gli interventi, a parte quella di Cordia che prenderò a parte, sono tutti temi, sono tutti problemi, sono tutte realtà che se ci fosse un comune amico, un comune capace di ascoltare, un sindaco capace di stare in mezzo alla gente, comprendere i problemi e risolversi insieme a coloro che li vogliono risolvere, che sono in questa sala ma che sono in tutta la città, sarebbero risolvibili anche facilmente. Io mi sono, questa campagna elettorale, mi sono impegnato in una cosa, di non fare grandi programmi e grandi promesse, di valutare le cose che dico con estrema attenzione anche sulla base delle risorse che ci sono e sulle possibilità concrete di dare in 5 anni, con evidentemente delle priorità rispetto alle urgenze, delle risposte reali ai temi che stiamo trattando e altri temi che si trattano in ambiti diversi, perché a fare promesse sono capaci tutti. Io credo che invece dobbiamo anche dimostrare di essere credibili per vincere, dobbiamo essere credibili, per essere credibili dobbiamo anche dire questo è possibile farlo, su questo possiamo lavorare, però dobbiamo tenere conto che i tempi saranno più lunghi. Su questo invece è sufficiente un intervento del comune, anche di ascolto, anche di facilitazione, per dare una risposta seria, in parte forse non definitiva, ma sicuramente un segnale di cambiamento e di attenzione alle tematiche e ai problemi della città, dei giovani e dei meno giovani. Allora a Roberta io dico, beh, quando tu parli di metropolitana notturna, non a caso a me viene in mente Parigi piuttosto che Londra. Se parlo di taxi che hanno dei costi particolari per i giovani o per le donne, piuttosto che per gli anziani, la sera, penso proprio a quelle città che ci hanno sperimentato e hanno trovato anche convenzione con i taxisti che piuttosto che stare delle ore fermi o fermi, quindi senza guadagnare, sono disponibili a mettersi al servizio della città, evidentemente col loro guadagno. E non a caso nel mio programma c'è scritto espressamente mezzi pubblici in orari serali. Chiaramente bisogna valutare, perché bisogna fare delle sperimentazioni, ad esempio bisogna capire se è più utile, e qua lo studio sta già nascendo, si dovrà sviluppare dopo e quando governeremo la città, se può essere più efficace, può essere più utile, data la struttura della città, tenere aperte le metropolitane o invece non rinforzare quegli autobus a chiamata, che sono stati molto utili a seconda delle zone. Del resto, se pensiamo alle metropolitane milanesi così come sono strutturate oggi, non credo che l'apertura serale possa poi risolvere i problemi che sono quelli di poter tornare a casa la sera anche tardi in situazione di sicurezza e anche, con saltare positivo, usare meno la macchina, sia per avere meno traffico, specialmente venerdì e sabato, sia perché potersi fare anche una birretta in più senza creare angoscia ai genitori che altrimenti interessantissimo il tema degli appalti, evidentemente quando io parlavo di mani politici, non quando è partita la richiesta mani politici, quando è iniziato purtroppo questo pessimo modello che certi partiti purtroppo anche di sinistra hanno dato, partendo anche da Milano. Io sono convinto che su questo il comune può fare tantissimo, ad esempio i controlli sugli appalti, i controlli, fare gli appalti non più al massimo ribasso, perché gli appalti al massimo ribasso determinano poi il fatto che si sparino delle cifre per poi chiedere varianti, per poi dare subappalti, per poi fare lavorare in nero a 3 euro all'ora, come dicevi, fare maggiori ispezioni sui luoghi di lavoro, e questo il comune può farlo. I vigili ad esempio potrebbero, pure non è il loro compito specifico, ci sono gli ispettori del lavoro, ma potrebbero essere di ausilio agli ispettori del lavoro e intervenire improvvisamente nei quartieri, che è molto più utile
che andare in giro spesso in tre a guardare se per caso c'è qualche cosa che non va senza poi intervenire quando qualcosa c'è che non va. Io amo molti vigili, nel senso io sono ancora abituato ai vecchi Ghisa di Milano, quando i più anziani se lo ricordano, quando i Ghisa erano veramente amati, non controllavano il territorio in un rapporto solidale con i cittadini. Però ve lo posso garantire, ho parlato con moltissimi vigili, con moltissimi dipendenti del comune, non aspettano altro che ritornare al servizio della città, perché in questi anni, specialmente negli ultimi 5 anni, tra consulenti che li hanno depauperati dalla loro professionalità e ricchezza, tra dirigenti posti all'alto, dall'alto a governarli solo perché erano amici degli amici o perché c'erano motivi clientelari per dargli un posto, comportava che chi aveva dei progetti, chi aveva la volontà di essere al servizio della città, poi si è disilluso, ha perso la passione, ma non aspetta altro che ritornare a operare nell'interesse della città. Allora, quando uno si permette dichiarare e far dichiarare al controllo del comune che sono state fatte delle bonifiche che non sono state fatte, vuol dire che c'è qualcosa di marcio di cui la giunta, il sindaco, ha le sue responsabilità quantomeno colpose. Questo non dovrà più avvenire. Controlli sui cantieri significa anche scoprire il lavoro nero, significa verificare se ci sono norme di sicurezza sul lavoro, così come è prevista la legge, significa anche essere chiari nel momento in cui si fa un rapporto di appalto o di subappalto, evitare l'infiltrazione della mafia, che con l'Expo saranno sempre più pericolose e su cui dovremo trovare degli strumenti di deterrenza notevoli, ma anche e soprattutto fare dei contratti per cui chiunque usa lavoro in nero o chiunque lavora, fa lavorare con la mancanza delle garanzie di sicurezza, deve pagare delle penali altissime fino ad arrivare a troncare il rapporto lavorativo e rivolgersi a delle aziende più oneste, delle aziende che siano realmente al servizio della città. A Orga dico questo, i temi tu sai che ci siamo visti spesso in via Imbonati, io sono stato anche, mi sono anche occupato dei migranti a Brescia, so perfettamente che il decreto flussi, specialmente quest'anno, anche quest'anno è stata una presa in giro, purtroppo su queste che sono normative nazionali il Comune può fare poco. Però cosa può fare il Comune? Anche qua è un problema di ascolto, tu dicevi mi piace ascoltare, ma proprio mi piace ascoltare, chiaramente poi ascolto tutto e mi piace anche decidere le cose. Cosa è mancata? Una delle tante cose che il Comune e il Sindaco non hanno fatto in questi anni, se non in questi decenni, essere mediatore dei conflitti. Cioè quando ci sono dei conflitti, quando ci sono due parti contrapposte, che può essere via Imbonati o può essere l'INS, o può essere una fabbrica che sta chiudendo piuttosto che una banca che sta chiudendo, il Comune non può stare arroccato a Palazzo Marino disinteressandosi. Io credo che il Comune deve fare un'opera di mediazione. E aggiungo anche, e lo dico qua ma lo dico in qualsiasi altro posto, se poi la mediazione con le forze politiche, con le forze economiche, con la disponibilità anche di terreni, di strumenti, può risolvere i problemi, se però poi c'è una volontà di non risolvere, io credo che il Comune deve avere il coraggio di fare delle scelte e per quanto mi riguarda stare dalla parte dei soggetti più deboli. Significa i migranti, significa i lavoratori, quando invece c'è chi vuole delocalizzare una fabbrica, come sta avvenendo anche adesso a Milano, perché quel terreno, stranamente, che non valeva niente, dove c'è la fabbrica, è diventato edificabile, vendere quel terreno rende molto di più che far lavorare onestamente tante persone. E lì si licenziano e si portano le fabbriche altrove. Il Comune non potrà più permettersi di essere neutrale rispetto a questi temi. Orge, questo potrà fare il Comune. In situazioni come quelle, voi avete visto il sindaco venire e cercare di dare una risposta? Questo può fare il Comune, ad esempio farsi carico di tutte quelle pratiche burocratiche, che non sempre sono burocratiche perché sotto c'è un aspetto umano importante, rispetto al rinnovo dei permessi di soggiorno quando ci sono. È incivile che in una città come Milano ci siano file col freddo di 1, 2, 3 chilometri per esercitare un proprio diritto, questo non deve avvenire più e questo non costa niente, questo significa solo avere un minimo di sensibilità rispetto ai bisogni delle persone. Sugli altri temi, quando governeremo il paese, cambieremo anche quella pessima legge che ci hanno dato Bossi e Fini.
Matteo ha posto il problema delle biblioteche e qua dovremmo fare una scelta. Io delle biblioteche, dei luoghi di cultura, dovremmo fare una scelta, nel senso che dovremmo decidere, io sono convinto che bisogna decidere in un senso, tra utilizzare i fondi disponibili per i grandi eventi o per tanti eventi nella periferia, tanto da far diventare le periferie delle vere e proprie municipalità col proprio centro, col proprio luogo di divertimento, col proprio luogo di aggregazione. Ad esempio, voi sapete che i 280 milioni di euro che erano stati già previsti per la Biblioteca Europea sono praticamente stati dirottati d'altra parte, tant'è vero che nel PGT approvato, non do un giudizio complessivo sul PGT perché credo che siamo tutti d'accordo, la Biblioteca Europea è stata, era una bella idea, ma è stata ormai cancellata, non ci sarà più. Allora una parte di quei fondi, quella ancora disponibile, dobbiamo utilizzare per far funzionare le biblioteche, che peraltro sono bellissime. Tu parlavi di quella di Bonola, io ne ho viste alcune che sono stupende, purtroppo sono poco utilizzate, malgrado che ci sia la volontà di utilizzarle da parte dei dipendenti e dei direttori delle biblioteche, che hanno anche costruito una rete tra di loro che le rende una ricchezza veramente, cioè nel giro di un giorno, se non hanno un libro lo recuperano nell'altra biblioteca. Ecco, bisogna lavorare così, anche questo non costa niente. C'è solo la volontà e soprattutto c'è dare la possibilità a chi ha la passione di fare quello che farebbe se gli si desse solo l'autorizzazione e il permesso. Cerco di rispondere a tutti, ma sarò brevissimo. Ho perso la fune. Ah, Michele. E vedete che ha parlato del mondo del lavoro, ti ho già detto prima, un consiglio non andare via, Milano cambierà. Io sono mi sembra. Ecco, però anche questo, è bellissimo questo progetto che è fatto, non so se è già iniziato. Ecco, però anche di questo, credo che quando io parlavo di microcredito fino a 20.000 euro, il progetto è molto più ampio, o luoghi che il comune può dare, e significa dare la possibilità di renderlo concreto senza interventi di privati o in una sinergia di private, perché basterebbe che a quello che tu riesci attraverso i tuoi rapporti, le cooperative, non lo so, a dare, a mettere in questa iniziativa che sarebbe una ricchezza non solo per il quartiere, non mi hai detto dove ecco, ma non solo il quartiere, ma diventerebbe a quel livello una ricchezza per tutta la città, e il comune ha l'obbligo di contribuire. Oltretutto contribuirebbe con una garanzia rispetto a un microcredito che le banche sono disponibili a dare. Io ho fatto un incontro in conti separati con tutti i presidenti delle banche a Milano, che hanno sede a Milano, che danno microcredito, e loro mi dicono che nel 95% dei casi viene restituita la somma. Ma è chiaro, perché se fai funzionare, se dai la possibilità in un momento di difficoltà di dare un contributo economico o di non far pagare l'affitto per 3 mesi, ma gli dai non lo sfratti, significa poi far ritornare ricco quel luogo, creare un luogo di aggregazione, accendere una nuova luce anziché spegnere le luci come hanno fatto le ordinanze della Moratti, e dare a tutti una città diciamo che non solo è più gioiosa, ma anche dà più cultura e quindi attira più turismo e quindi anche dà ulteriore ricchezza. Io non so se ho risposto a tutti o meno. Ecco, l'altra cosa che mi piaceva moltissimo dire su Copenaghen e Parigi era il problema della mobilità, delle piste ciclabili. Ecco, su questo io credo molto nelle corsie ciclabili, cioè che sono state quelle utilizzate a Parigi per risolvere il problema del traffico e indirettamente anche quella dell'aria, parzialmente, perché voi lì ci sono state una serie di interventi. Soprattutto Parigi è interessantissimo perché è l'unica città europea che dopo aver venduto la gestione dell'acqua l'ha ricomprata, perché ha visto che non solo ci guadagnava, ma il bene pubblico poi alla fine rende e rende anche economicamente se gestito bene, e quindi darlo al privato è sempre stato negativo. Ecco, le corsie ciclabili che se le colleghiamo a una valutazione e a un'organizzazione complessiva della città rispetto alla mobilità, rende anche più piacevole girare per la città, rende anche più piacevole decidere anche di avere delle domeniche a piedi
ma che non siano domeniche a piedi imposte improvvisamente quando c'è già l'emergenza, ma siano domeniche a piedi che siano programmate, che quelle domeniche ci possano essere eventi importanti, ci possa essere la possibilità di andare a un museo gratuitamente, ci siano spazi teatrali aperti, in modo che diventi un modo per scoprire Milano e scoprire anche la capacità collettiva di vivere Milano. Un'ultima cosa, perché c'è qua una persona che mi parla sempre della Cascina, che sta difendendo con tutte le proprie forze. Ecco, ricordiamoci che Milano è la seconda città agricola d'Italia, quindi abbiamo una ricchezza enorme, abbiamo delle cascine bellissime, non facciamocele scippare e rendiamole vivibili e utilizzabili da tutti. Io credo e ci credo in questo progetto, credo e ci credo che insieme riusciremo ad attuarlo.